regalo di compleanno, Massimo, vorresti una vittoria, immagino, domani. Sì, sarebbe quello più gradito e più bello. Sì. Come hai trovato la squadra dopo l'infrasettimanale, dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni? No, bene, bene, dai. Non abbiamo grandi sacchi a parte Santini, ma sembra che sia un po' meno grave del previsto, e quindi vediamo ancora qualche ora. È l'unico, insomma, che ha avuto qualche storia, diciamo, dalla partita. Curcio c'è. Curcio è a posto, e quindi adesso vediamo se utilizzarlo dall'inizio o dopo, però insomma, diciamo che siamo proprio ai limiti, ecco, nel tempo di recupero, però sembra avere assorbito tutto quanto abbastanza bene, quindi potrebbe essere della partita, ecco. Ciao mister, Ciao. una domanda riguarda un po' l'atteggiamento, cioè la psicologia un po' su cui lavorate in queste ore. Sì. Allora, questi causa per almeno fino alla ripresa del campionato. Allora, il Padova che è secondo, a questo punto ha due partite da affrontare con la possibilità dell'aggancio in vetta alla classifica. Ti chiedo, è diversa la situazione psicologica sapendo che loro non giocano, mentre prima si sapeva che no, quindi voi affrontavate le partite chiaramente sempre con l'idea di dire ma vediamo se riusciamo a portare via punti su tiro, o è uguale, identica secondo te, sapendo che loro non giocano? No, partendo dal presupposto che, come dico sempre, l'attenzione la dobbiamo mettere su di noi, credo che quella cosa lì non sia una cosa da valutare, da valutare solo a margine di due vittorie. E quindi devi lavorare partita per fare il massimo, come sempre. E poi è qualcosa che passa sul loro ragionamento, ma dico sulla nostra energia, la nostra concentrazione deve essere assolutamente tesa al massimo del risultato di questa gara qua, senza fare altri processi particolari mentali. Dobbiamo tenere le energie sempre vive, sempre tante, non consumarle, perché è una lunga cavalcata. E poi vedere di riuscire a essere lì e dare. Certo che se sei sempre lì e sotto dai pressione, questo è pacifico, insomma. È sempre meglio essere davanti che dietro, perché logora anche il primato. Io, a parte che non, ripeto, non voglio stare a ragionare sugli altri. Noi quello che dobbiamo fare è fare una gara domani su un campo difficile, con una squadra che sta bene e che conosciamo, insomma. Quindi questa è la cosa principale. Poi vedremo sugli altri quello che succederà, sarà l'effetto dei nostri risultati, lo vedremo poi dopo. Ma si può dire, e ho chiuso, che il Padova in questo momento è ancora più padrone del suo destino rispetto a prima, proprio per questa situazione anomala che si è. È un pensiero sottile, ecco, che c'è, se uno ci pensa ci può stare. Io vorrei che però ci concentrassimo invece sull'atteggiamento da avere domani, sul tipo di partita che ci aspetta, sull'avversario, su di noi nel sviluppare bene tutte le nostre cose, essere pronti, dare un segnale diverso in queste partite. Chiaramente questa è una squadra che ha delle qualità diverse anche dalle altre che abbiamo incontrato fuori casa, dove abbiamo avuto delle difficoltà. Quindi ci costringerà, ed è questa una bella cosa, una cosa positiva, a fare ancora, a fare meglio, molto meglio. E questo è la grande motivazione, come dico sempre. Abbiamo davanti una squadra che sta andando fuori il concorso, e questo ci spinge a cercare il meglio ogni domenica, ogni allenamento, da tutti, dallo staff, dei componenti della squadra. Questa cosa qui è una motivazione grande, però la dobbiamo veicolare su di noi. Io continuo a battere sul tasto perché la ritengo la cosa più importante. Non posso stare a considerare gli altri, a vedere quello che succede. Se cominciamo bene, andiamo in partita, portiamola a casa, poi vediamo. A proposito della partita di domani, mister, ieri abbiamo sentito Alfredson, e al di là, insomma, il giocatore, al di là di quello che è l'affetto che gli è rimasto per Padova e tutto, però, insomma,
non ha nascosto che domani insomma ci tengono e ci tiene a fare 3 punti col Padova, prima questione, quindi per dire insomma non che si scopra l'acqua calda, però insomma domani se ci sarà da battagliare. E poi toglimi una curiosità, siccome lui ha detto che ci teneva tantissimo a finire la stagione a Padova e poi magari sono state fatte delle valutazioni diverse nel corso del mercato estivo, oggi magari poteva essere un giocatore, poteva far comodo, fermo restando che comunque siete attrezzati insomma in rosa. Sì, tornare indietro di tutte quelle cose state fatte, valutazioni fatte, ragionamenti fatti, insomma, penso che Alfred è stato qui un anno, è stato visto, valutato e di conseguenza sicuramente sono stati fatti ragionamenti diversi, probabilmente legati all'età, non certo al valore del calciatore, perché non si discute Emil mai. L'idea è di provare a rinnovare con giocatori un po' più giovani, ma questo non senza nulla togliere al valore e senza nulla togliere al fatto che sicuramente è un giocatore che è stato importante in qualsiasi squadra è stato, quindi lo è stato anche qua, questo è indubbio, oltre che un professionista molto serio. E sulla partita invece ci sarà da battagliare domani, da coltello tra i denti? Certo, ma lo è sempre, insomma, non dobbiamo essere sorpresi, no, da questa cosa qua. Troviamo una squadra che oltre a essere un campo insomma, con dimensioni un po' ridotte, non è che sia molto più piccolo degli altri, però la tipologia di campo, eccetera, e l'organizzazione che hanno, perché ultimamente hanno migliorato molto e anche qualitativamente è una squadra che sta giocando bene. Quindi le difficoltà sicuramente sono tante, però abbiamo tanta voglia di andare avanti sul discorso che faceva prima anche Stefano, il fatto di vincere per noi e quindi chiaramente mettere poi, ovviamente ogni vittoria che fai, mette pressione avanti, insomma, questo è specifico. Ma che sarà dura e lottata e combattuta e sul filo fino al 95esimo è indubbio, insomma, come è sempre stato. Beh, anche l'anno scorso era il 95esimo, ma attenzione, che no. Devo fare una previsione che poi si avverrà. Posso intervenire su una cosa, mister? Permetti? Madonna. No, volevo sapere sta cosa. Torno alla partita di Coppa un attimo, perché le 3 giornate a Ronaldo non se le aspettava nessuno. Lui domani non c'è perché ha preso il 5º cartellino col Sud Tirol, ma come l'ha presa sta cosa? Come ne avete parlato, insomma, perché all'inizio il fallo pareva non così pesante, in realtà riguardarlo forse l'intervento con piede a martello c'è, insomma, come si è giustificato, come l'ha presa? No, e adesso questo magari poi noi adesso su questa cosa qua ne abbiamo parlato privatamente, però il discorso è che sinceramente 3 giornate mi sono possibile, insomma, no? a prescindere da questo. E basta, è una cosa su quale il ragazzo deve lavorare molto, ma non è una cosa che scopriamo adesso, no? Io penso che effettivamente la dinamica del campo, quello che ho visto io dal campo, poi ho rivisto, sinceramente non la vedevo dal campo, non la vedevo da espulsione. Vedendola al rallentatore, viene anticipato, lui va con la gamba posta per fare il contrasto, viene anticipato e tocca l'avversario. Ma non è fatta per fermare. Quindi io su questa cosa qua ritengo sia da fare il distinguo. Poi chiederete a lui come si sente in questo. Noi parleremo privatamente. Venendo alla partita invece, mister, io ero a Gorgonzola 2 settimane fa e mi è venuto in mente, proprio vedendo la partita contro la Gian Erminio, la partita dell'anno scorso con la Virtus Verona, ovvero contro una squadra bravissima ad aggredirti, bravissima ad anticipare seconde palle, quindi che ti metteva pressione così. E in più con la Virtus Verona, almeno dell'anno scorso, ma credo anche di quest'anno, ha più qualità della Gian Erminio. Per questo ti chiedo, la partita di 2 settimane fa, cosa vi può aver, tra virgolette, insegnato da questo punto di vista? Allora, che siano diverse le squadre sicuramente.
che ci siano delle similitudini sul modo di approcciare la gara, è vero, nel senso che quello che deve esserci insegnato, che ci ha insegnato o ci deve aver insegnato Gorgonzola, è l'approccio alla gara deve essere poi quello che poi abbia fatto nel secondo tempo. Con la Virtus deve essere una partita fatta così per 95 minuti. Non ci sono altre magie, ecco, sono queste qua le cose importanti da fare. E quindi quella partita di Gorgonzola deve aver insegnato questo, consci del fatto che troviamo più qualità, quindi dobbiamo essere ancora più bravi, molto di più. Massimo, invece io volevo chiederti due cose. Volevo domandarti, prima di tutto, come avevi visto Sissé la settimana scorsa nel ruolo, appunto, che tu avevi in qualche modo anticipato, quello che occupava nella parte, diciamo, iniziale o comunque centrale della sua carriera, se secondo te con le condizioni che ha può farlo realmente l'esterno sinistro, come lo vedi in generale? Poi volevo chiederti se Valentini aveva recuperato o no. Se voi avete visto, l'avete vista bene, sicuramente la sua posizione comunque è intermedia, non è sì, infatti. Molto quello che vediamo, che si avvicini a Ceravolo, e quando non arriva esce la mezzala, quindi sono poi scalate diverse, non è che gli chiediamo di fare il terzino, no? Gli chiediamo di fare il suo più vicino, chiaro che poi deve coprire uno spazio, perché altrimenti concediamo purtroppo, no? Nella fase di non possesso, e continuiamo con quell'idea lì. Più gioca, più migliora, è sicuramente un fattore, e in un campo come quello di Verona, in una partita come quella che penso possa succedere a Verona, ha delle caratteristiche che per noi possono essere molto, molto importanti. Poi è chiaro che più è in condizione e più riesce a coprire gli spazi con corsa, con forza, con giocate. Al momento ha una durata che non è sicuramente quella dei 90, però averlo per più di un tempo, comunque per una parte o subentrando, ma con forza, credo che sia un'arma molto importante. Ma di sicuro quando entra, non gli chiedo di fare l'esterno puro, diciamo, alla Jelinic, ma gli chiedo di giocare più vicino a Ceravolo, e quello spazio che poi lascia deve andarlo a prendere con la sua posizione della mezzala o col terzino che sale, magari con le caratteristiche di Curcio, sicuramente questa cosa si può sfruttare meglio. Quanto è ripercorribile, se è ripercorribile, la soluzione di Germano centrocampista? Beh, sicuramente è una situazione che domenica ci ha dato tanto, perché comunque lui, però lì l'ha sempre ricoperto alla fine. Negli ultimi anni qua a Padova è stato spostato terzino, no? E chiaramente poi dipenderà da come stanno gli altri centrocampisti, dalla disponibilità dei centrocampisti, e può essere anche dal tipo di partita, perché no? Certo che ha caratteristiche di gamba e di penetrazione importanti, e fa sempre tutto parte dell'equilibrio poi che dobbiamo trovare con il resto dei giocatori e del tipo di gara che poi si sviluppa. Però non è stata una bella, ha risposto molto bene, ecco, quello che speravamo nel fare quel tipo di cambio lì. È una situazione che sicuramente, se ci saranno le condizioni, è riproponibile. Mi allaccio a questo, mister, perdonami, ma ipotizzare appunto due mezzali come Germano e Della Latta, che comunque hanno gambe, sono bravi negli inserimenti, quindi venendo da dietro possono mettere in difficoltà il Virtus Verona, e mettere come play Saber, siamo tanto distanti come soluzione dal primo minuto oppure siamo fuori strada? Fanno parte il centrocampo è quello, poi abbiamo anche altri giocatori, però sicuramente è una possibilità. Poi dipenderà, possiamo anche ci può variare anche la posizione tra Simone e Saber, perché magari posso avere anche più aggressività sul portatore basso. Dipende da quello che, cioè, io so quello che voglio fare domani, però te lo dico.
ho capito. Comunque quelli, i giocatori e le caratteristiche sono quelle, poi si possono variare, sono, abbiamo altre, anche altre soluzioni. A posto? Massimo, volevo solo chiederti, Busellato e Valentini ci sono o no? No. E no, un'altra cosa invece, a proposito, dicevi che in Coppa avrebbe giocato Donnarumma, che però per le ultime due partite, visto che anche quello del ruolo del portiere è un portiere dispendioso sul piano delle energie nervose, avreste fatto delle valutazioni. Sì. Vannucchi può giocare oppure viene confermato Donnarumma, che insomma è il titolare? Adesso, comunque le valutazioni le stiamo facendo in quel senso lì. Quindi adesso sembra recuperato bene, valutiamo però, vediamo nelle ultime ore, ma... L'idea comunque quella lì è un'idea che faremo e dovremo avere insieme anche a Zancopè e valuteremo bene tutto, perché chiaramente andiamo a lavorare con, sì, andiamo nei portieri dove anche il preparatore dei portieri, la sua esperienza, la valutazione di queste cose qua può essere e deve essere considerata come impressione, come giudizio.